E sai cos'è? Io penso che una come te ci starebbe bene dentro una canzone. Io penso che una come te ci starebbe bene nella mia canzone. E tu adesso non credere di potertela tirare solo perché per una volta una canzone dedicata che è venuta fuori da un'emozione. Salute. Oggi voglio provare a vedere se arrivo fino a sto cercone, vediamo perché è lunga lunga. Però vi volevo prima far vedere questa cosa che hanno fatto. Visto che ha piovuto, ci sono voluto passare apposta. Effettivamente è arrivata un po' d'acqua. No, guarda come si è riempita. Allora qui c'è una, chiamiamola diga naturale, va. Pensavo ci fosse più acqua, perché si vede che l'hanno fatta. No, vabbè, no. Venti giorni fa era secca sta cosa, ma un po' d'acqua c'è. Li hanno messo col muro, hanno fatto una sorta di diga. Non mi ricordo come si chiama sta località. Però qui pure c'hanno le vacche. E questa gli serve per loro per farle bere. C'hanno pure i maiali qua. Questa penso che è una delle zone più belle del Supramonte Orgolese. Almeno a parere mio. Scende fino a qui è veramente bello. Mo scatto una foto e poi proseguo verso il cercone. Ho lasciato la bicicletta perché qui non ce la fai a pedalare. Ero convinto che pariva su Sercone ci fosse una jeepabile, invece no, diventa sentiero proprio. Però è bello, io la prima volta che vengo da queste parti. Qui davanti questo è il Gorropo, laggiù c'è la statale orientale, Monte Oddeo, e qui sotto ci passa il Flumineddu. Quella parte di là è la parte di Uzulei. Ora c'è il sole, magari dà fastidio. Questa è veramente una zona molto bella qui del Supramonte, perché sembra proprio essere selvaggia, e poi è pieno di non mi ricordo mai come si chiama sta pianta qua davanti. Porca miseria, pensate che è la pianta del parco, secondo me il parco è proprio la pianta che rappresenta il Supramonte. E qui ce ne stanno queste piante proprio grosse, e io presumo, deduco, tra virgolette spero che il suo cercone rimanga qua dietro, perché ho visto che dalla mappa mi dice nulla, quindi spero che non sia troppo lontano. Ci sono pure i lecci qua, come questo, però qui sono piccoli.
ovviamente è tutto segnato che arriva fino a sui seccone, però ecco, peccato, perché pensavo che ci sarei potuto arrivare, che mi sarei potuto avvicinare un po' di più con la bici, invece no, c'è da camminare un po', c'è niente da fare, ci vuole la moto da trial, appunto. Ah, ecco, Ginepro, Santa Maria, Ginepro. Sì, c'era sicuramente chi ci teneva i maiali. C'è un pinetto. Guarda dove hanno fatto sto pinetto, va. C'è pure te. Ma sai che ci sono venuti da poco qua, perché sento odore di fuoco fatto da poco. Guarda sto pinetto che sta, dai. Alla fine del mondo. Dico maiali perché laggiù, laggiù c'è sta una cosa che ricorda un po' la, diciamo, la copertura per i maiali. Guarda questa, guarda. E qui c'è il braccio. Secondo me ci sono venuti qua da poco. La cenere non sembra molto vecchia. Vabbè, io proseguo perché sennò ho paura che fa tardi, poi qui fa buio presto. E pure c'è un altro bel pinetto con l'ovile. Un silenzio fenomenale. Che storia, ragazzi. Ma c'è il braciere. Mi hanno detto che prima di arrivare a questo circone si passa per un campo. Questo campo si chiama Dionanio. Non so se potrebbe essere questo. A me ci vuole ancora un po', però. Guarda. Guarda che bello questo da qua. È uno spettacolo sto pinetto. Ci vedrei quasi essere. Addirittura siamo andati oltre il Gorrobu, penso che qua dietro c'ho sta barba. Niente, un territorio proprio infinito.
poi qua mi sa che c'è pure segnale telefonico, penso, perché sento che mi stanno arrivando messaggi al cellulare. E non è proprio vicino, è lunga da fare. Però qui è una zona proprio bella, piena di ginepri. Anzi, che mo la zona con i ginepri più belli l'ho passata. Giuro che quando ritorno qui ne compro la moto da trial. Però no, il territorio è proprio magnifico. Devo dire che il Supramonte Sardo è incredibile. Guarda sto ginepro. Ma io fino a mo' così grossi non l'ho mai visti. Madonna, che campo. Voi che fosse questo campo, quello che ho detto prima. Madonna, guarda che immensità, che vasto che è. Porco d'incide. Qua c'è stata magna per bestie, ma almeno mi auguro. Poi magari qui è pure meno freddo, chissà. Questo dovrebbe essere Campo Deu. Anzi no, mi sono sbagliato. Campo Deu è quello che sarebbe Lampatto, sopra Orzulei. Questo non c'ho idea di come si chiama. C'ho dolori dappertutto. Allora, adesso vediamo, perché la dolina del Sussurcone deve rimanere qua dietro. Ora guardo un attimino sul cellulare. Fanculo, pieno di ciottoli. Meno male che ho guardato l'applicazione, no? Perché dove stavo io sono dovuto tornare dietro una decina di metri e prendo a destra, perché come arrivi lì nel campo devi poi andare a sinistra. Ci stanno i segni, però io non l'avevo visto. Ma ce l'avrei quasi perso. È un bel cratere, sì. Poi Madonna, oggi sono pure fortunato con la giornata, eh? Non c'è tanta foschia, quindi c'è un panorama strepitoso. Allora, davanti a me c'ho il Corrasi praticamente, e lì c'è Punta Solitta. Qui devo trovare un attimino il modo che arriva proprio bene. E poi qui sotto, ma non può essere la tua. Ma sa che l'aveva detto. E forse davanti c'è pure il Monte Discari.
fotica a fa. Comunque guarda, arriva fino a qui, non è remunerativo, a parte che mo posso cascare, di più. Minchia ragazzi, niente a che vedere col pulo, per carità, eh. Il pulo in Puglia, lì ad Altamura è più vasto, però questo non c'è niente da invidiargli. Su Sercone, guarda che buco, te. Ma mi avvicino un po' più avanti. Mamma ragazzi, che posto, il casoletto è quello lì, madonna guarda che bello. Porca miseria che voragine, se sei arrivato fino a sto punto del video commentalo, questo te lo chiedo per favore, e condividilo pure, perché vale la pena conoscere il luogo come questo. Guarda che roba. Magari lì c'è pure un buco, scende ancora più giù. Porca miseria che posto, è incredibile. Poi laggiù c'è il monte tutta a vista, Siniscola, che giornata che mi ha regalato il Signore oggi, veramente bello, sì. Porca dici. Boh. Qui dove ho messo la bicicletta legata qua e poi ho continuato a piedi. Ora la riprendo e torno al camperino. E ho fatto una bella tirata. Allora ci tengo a ringraziare l'ente Forestas qui da Montes, loro sono di Orgosolo, perché per arrivare dove sono arrivato oggi il sentiero l'hanno fatto tutto loro. Poi ci tengo a ringraziare Giuseppe, Marco, Paolo e Graziano. Poi magari altri non me ne ricordo.
hanno sempre invitato, ho sempre ricevuto molta attenzione da parte loro. Mo rientro, non so se farò altri video qui sul Supramonte. Ringrazio pure Andrea, che è uno degli allevatori che sta su, ringrazio Pasquale, anche lui è un allevatore.